Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno Anna e bentornati al Buongiorno. terzo incontro di Emergenza Capitale. L'emergenza di cui parleremo oggi, o presunta tale, è quella della cosiddetta movida. Era atteso. Con l'avvio della fase 2, i giovani e i meno giovani sono tornati a riempire le piazze, a fare vivere la città nelle sue strade e nei suoi spazi aperti. Ecco, ancora una volta, esattamente come avveniva prima della crisi del coronavirus che stiamo vivendo, la politica ha scaricato sulle giovani generazioni le colpe della propria inadeguatezza, additando proprio la movida come una sorta di capro espiatorio. Allora, oggi proprio di questo vorremmo parlare e lo facciamo con due ospiti di cui io, Anna, sono veramente contento. Anch'io, allora oggi ne parliamo con Pietro Forti, redattore e uno tra i fondatori di Scomodo, giornale studentesco romano, e con Margherita Vicario, attrice e cantautrice romana. Benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutte e a tutti. Bene, allora diciamo che come prima domanda un po' sull'attualità possiamo iniziare a chiedervi un po' quella che è la situazione adesso della socialità e anche del mondo dello spettacolo che stanno vivendo in questi giorni. Vediamo che c'è stata un po' la tendenza dei media, che in realtà è una cosa abbastanza vecchia che conosciamo bene tutti, di individuare appunto nella movida un po' il capro espiatorio di numerosi problemi, tra cui da ultimo il Covid e soprattutto appunto nella totalità dei giovani. Quindi da una parte volevo chiedere appunto a Pietro come vedeva e come viveva questa narrazione, da una parte come ragazzo e dall'altra come giovane redattore, e dall'altra invece volevamo chiedere a Margherita come sta vivendo appunto proprio lei che lavora in questo ambito e questo settore, questo momento particolare, quali sono le difficoltà che sta incontrando. So se parto Vai io. Pietro, vai. Intanto, vabbè, sicuramente c'è da fare una considerazione riguardo al fatto che, appunto, questa cosa, come ha detto Michelangelo, non è nuova, nel senso che comunque è una vecchia abitudine del sistema mediatico di trovare un capro espiatorio, puntarci il dito e battere finché il capro espiatorio non è morto, in qualche modo. E, insomma, nello specifico, la generazione X, chiamiamola così, i millennials, sono sempre stati un po' i più presi di mira, nel senso di proprio riconoscere anche un po' in se stessi una serie di vizi, una serie di cose, tanto che una serie di difetti, tanto che moltissimi tra i ragazzi si accusano vicendevolmente di violare le regole Ora, questo io non so che tipo di ripercussione avrà poi nei rapporti intergenerazionali, però sicuramente va ad alimentare un gap generazionale che non fa bene a nessuno in questo momento storico e che soprattutto non può non creare una sorta di narrazione nociva nei confronti proprio di una generazione che già ha subito insomma, di tutto negli anni, insomma, siamo come ben sappiamo, la nostra generazione che ha subito decine di miliardi di tagli all'istruzione, che si è vista dimezzare gli incentivi alla cultura, sostituendoli con i bonus, che insomma anche a livello lessicale fa impressione come fenomeno, e che poi appunto non ha ricevuto in nessun modo l'educazione civica. Adesso noi ce ne stavamo occupando in maniera diversa, in maniera anche collaterale, insieme a Scomodo, ma il peso che si dà a questo tipo di educazione è formale più che altro, e in certi casi serve invece ad inculcare alcuni concetti che non sono costituzionali né insegnano a vivere in società. Ecco, quello che Scomodo in qualche modo vuole fare da sempre è inserire la generazione X o quella dei millennial, o come, insomma, come si vuole chiamare, dentro a questa discussione, facendola apparire come quello che è, cioè come una generazione che, nonostante tutto questo dargli contro, ha voglia di dimostrare che c'è un presente dei giovani, che i giovani sono una classe sociale ben definita, con un ruolo, e che questo ruolo deve, insomma, essere ampliato all'interno della società, altrimenti rimangono capri espiatorio.
Ma sono perfettamente d'accordo con te, Pietro. Tra l'altro, con una capacità di esposizione perfetta, il fatto è che veramente io la penso come te perché la cosa assurda è che in questo lockdown, in questi mesi, per esempio, che abbiamo appena vissuto, veramente non si è mai riconosciuto ai giovani. Poi ora io allargo anche magari a quelli più, ancora più piccoli. Proprio che non so come si chiameranno perché non sono proprio i millennials, sono quelli proprio nati dopo, quasi dopo il 2010, no? Proprio ai piccolissimi. Però nel senso non è mai stato riconosciuto a invece, diciamo, ai ragazzi giovani il fatto che comunque ci siamo comportati bene. Cioè, ci siamo comportati bene io credo che ci siamo comportati bene, diciamo, nella società, nel tutto il suo intero, anzi, all'inizio del lockdown erano proprio gli anziani che no, noi ci affacciavamo dalle finestre e dicevamo: ma che fanno tutti questi anziani in giro? Quindi in realtà tutti questi che ora vengono usati come capro espiatorio, accusati del fatto no, di creare chissà quale pericolo, di sbattersene della, no, della situazione attuale. In realtà non sono stati minimamente poi presi in considerazione o gratificati o anche solo citati nel momento in cui stavano vivendo una cosa molto complicata, come è la sospensione totale da un giorno all'altro della socialità, della scuola, in un'età come nell'adolescenza o nell'inizio dell'università, dove uno inizia a muovere i primi passi da solo e conta molto sulle proprie capacità di costruirsi no, una realtà che sia emotiva, culturale, lavorativa o anche solo di ricerca. E lì veramente non se li sono mai, mai, mai filati. E adesso, ma non è la prima volta, molte volte sono, insomma, anche perché poi si devono, cioè i bar li hanno riaperti, no? Con delle regole. Quindi poi che, cioè è ovvio che se le regole sono labili, poi c'è sempre qualcuno da accusare, no, per del fatto che non le rispetti. Insomma, niente, invece riguardo alla domanda, diciamo, sullo specifico più rivolta a me, sul mio lavoro, ecco, io che faccio concerti, faccio l'attrice, il mio lavoro si basa su assembramenti, proprio io vivo di assembramenti dai più piccini ai più grandi. Ovviamente tutto il mio settore è assolutamente in stand-by. C'è chi è più fortunato e chi è meno fortunato. Fino all'ultimo siamo un po' stati appesi per il collo perché non si capiva se ci fossero delle regolamentazioni, eccetera. Le hanno fatte e niente, però pare che la maggior parte delle associazioni, insomma, dei festival, eccetera, non possono permettersi, cioè preferiscono perdere la stagione piuttosto che, sai, non potendo somministrare da bere, da mangiare. E quindi così, Anna Chiara, non so che dirti, perché potrei parlare per 40 minuti, ma meglio di no. Quindi che dirti? Bisogna tenere il morale alto e soprattutto affidarsi a, insomma, cercare di fare le cose fatte bene. Se purtroppo gli imprenditori sono messi, no, e quelli dei locali, dei festival, sono messi nelle condizioni di non farcela, bisogna avere pazienza e farsi trovare pronti l'anno prossimo. Se invece qualcuno ce la può fare, allora proviamoci, ecco. Perché poi quello che avviene spesso, no, è che si parla pure di movida per riferirsi in generale a qualsiasi tipo di flusso che c'è all'interno della città e di spazio di socialità. Ma poi che significa movida? Cioè questo tema è un tema che ha a che fare in questo momento. E non so se c'è il nostro regista Enrico che forse sta lavorando col computer che si sente la tastiera. Comunque, vabbè, questa è una piccola osservazione tecnica, grazie Enrico. Comunque, dicevo, alla fine il tema della movida e in generale di come viene gestita la vita economica e sociale di una città investe diversi aspetti. Io penso che in questo momento siano diversi aspetti ad essere ripensati per forza di cose in questa fase. Ad esempio, il turismo, vedi il centro di Roma svuotato e fa un effetto impressionante. Scusa Michelangelo, io ti sento malissimo. Voi sentite bene? Sentite tutti bene? Perché sennò mi. Un po' a scatti, un po' a scatti. Perché la connessione, non lo Mi so. sono cercato un po' graffiato, ma niente di Prova a importante. mettere le cuffiette, perché io non sento niente. Vai, scusami. Ok. Dicevo,
dicevo, adesso vabbè, mi stanno arrivando delle informazioni tecniche. Comunque dicevo, poi se non mi sentite, vai te, Anna, io provo a dire a finire il ragionamento. Anch'io sento comunque questo gracchiare, quindi non so perché. Comunque, dicevo che appunto il turismo andrà ripensato, gli eventi culturali andranno ripensati, la società in generale. Allora, la nostra città è una città con il maggior numero di spazi verdi in Europa, con una marea di spazi aperti, che storicamente ha sempre vissuto le sue piazze, le sue strade. E, insomma, una città che è stata la città dell'estate romana, dei festival negli anni 90, che negli ultimi anni invece si è parecchio depressa, dal punto, almeno questa è la mia impressione dal punto di vista culturale. Quindi forse anche quello della cosiddetta movida o della socialità in generale è un aspetto da gestire, no? Proprio come tutti gli altri, cioè capire come appunto va amministrata proprio politicamente. Per esempio te, Pietro, visto che voi di Scomodo avete spesso fatto iniziative, no? Penso alla Silent Disco in piazza San Lorenzo, insomma, per animare le strade e le piazze della città al di fuori del semplice consumo, no? Legato ai locali. Rispetto a questi temi qua, secondo voi come va ripensata la socialità, la vita sociale in città? Insomma, domanda da un milione, nel senso che comunque c'è bisogno certamente di porsi il problema nel breve periodo, nel medio termine e anche nel lungo periodo. Sicuramente questo però, secondo me, è proprio il problema di porre al centro della discussione la movida e quindi collegare automaticamente una generazione al solo problema della movida pone un interrogativo, secondo me, anche alla generazione stessa. E quindi bisogna vedere quali sono, cioè, non è, quali sono le problematiche dietro a questa cosa, cosa porta a questa percezione, nel senso che sicuramente, come diceva anche Margherita prima, insomma, questa generazione, cioè la generazione, insomma, che va dai 15 ai 30 anni, anche volendo, possiamo metterla così, comunque ha necessità molto, molto sincera di avere dei rapporti sociali e di tessere dei rapporti sociali parecchio stretti. Anche questo è il momento in cui farlo in qualche modo. Dall'altra parte c'è il bisogno da parte dell'amministrazione. Io parlo di Roma, ma penso da parte di qualsiasi amministrazione comunale e locale, di ripensare in maniera radicale qual è la composizione sociale e la composizione anche commerciale delle nostre città. Cioè, se l'unico posto dove si può in qualche modo vedersi, l'unico posto in cui è possibile avere dei rapporti dopo 2 mesi che si è stati chiusi in casa, sono i locali, automaticamente i ragazzi andranno nei locali nel momento in cui gli si può dire che si può girare senza autocertificazione. E quindi qui si pone un problema anche di composizione di tessuto sociale. Cioè, nel momento in cui noi andiamo a operare su questo tessuto sociale, è possibile che l'unica cosa che si riesce a fare è lamentarsi con i giovani perché c'è la movida e non, per esempio, porsi il problema che a Roma mancano degli spazi di socialità? Questo, come Scomodo, noi abbiamo sempre cercato di mettere in rilievo, ma è ovviamente qualcosa che va oltre le nostre potenzialità. Cioè, bisogna ripensare in maniera radicale proprio la composizione urbanistica. E anche in relazione, adesso dirò forse una cosa antipatica, però in relazione anche ai tentativi di rigenerazione urbana che ci sono stati in questi anni per gli spazi abbandonati di Roma, penso per esempio ai depositi ATAC o al Guido Reni District, che devono essere degli hub culturali ed artistici e che poi sono diventati, naturalmente, prima della svendita, tra parentesi, dei contenitori per eventi, ma non può essere altrimenti se si pensa la socialità e se si pensa proprio l'aggregazione sociale solo in direzione di qualsiasi cosa che non sia la cultura. E questo io, appunto, ci tenevo a sottolinearlo anche in conseguenza di quello che, non so se avete sentito, forse sì, l'intervento di Valerio Carocci del Cinema America l'altro giorno dall'Annunziata. Cioè, nel momento in cui non ci sono spazi per aggregarsi, nel momento in cui non c'è modo di dare una stretta al distanziamento sociale, in qualche modo in cui si possa interagire tra persone, automaticamente ci si deve porre il problema di dove queste persone potranno fare questo, questa, dove potranno vedersi. E se appunto i locali sono l'unico spazio. E poi ci sarà, per fortuna, il Cinema America d'estate in tre piazze, poi vedremo anche come.
ma poi mi pongo anche il problema, come diceva giustamente lui, se il Lungotevere, per esempio, è lasciato così com'è e poi rinasce d'estate, ma quando rinasce ci sono solamente ristoranti e posti dove andare a bere una cosa, in un settore in cui poi c'è il patrocinato dell'assessorato alla cultura di Roma, io mi pongo il problema di come viene proprio gestita la filiera culturale, di come gli spazi di socialità siano completamente privi di qualsiasi carattere culturale. E quindi si pone un problema di percezione, ma di percezione attiva della socialità a Roma e in tutta Italia, io penso. Ma io pure avrei citato, diciamo, quella, quando io penso all'estate romana, ormai, a parte il Festival della Letteratura, no, a Massenzio, piuttosto che alcune cose ovviamente molto belle, però la prima cosa che mi viene in mente è il Lungotevere, perché esatto, c'è il patrocinio del Comune di Roma, poi io non so esattamente come funziona, chi ci mette i soldi, però ho come la sensazione che comunque sia un po' la punta, come se fosse la punta di diamante, o comunque il luogo che poi veramente si affolla, e lì veramente è pura movida, perché ora etimologicamente non so esattamente cosa significa, anche se mi era capitato un articolo di Left molto interessante che lo spiegava, però ho letto solo il titolo. Però movida, quando penso alla parola movida mi viene in mente solo certo, socialità, scambio, conoscersi, poi come diceva Camilleri, ogni uomo è cultura, quindi insomma anche solo bersi una birra non è per forza, no? È ovviamente anche comunque un momento di socialità e di ritrovo, però ecco, il Lungotevere sono bancarelle e ristoranti, cioè è una specie di cercare di spremere le persone che magari vengono anche da vicino Roma, che non abitano in centro, che credono di potersi andare a fare un giro in centro a Roma, perché farsi un giro in centro a Roma già di per sé, essendo Roma una città speciale e bellissima, già è una cosa nobilitante, no? Vado a farmi un giro in centro a Roma. No, in realtà vanno in una specie di lungomare di bancarelle con la puzza di fogna, dove non c'è una grande offerta. Ecco, certo, ci sono alcuni stand, tra l'altro uno di un mio amico che cerca di portare la musica classica con la sua associazione, quindi fa dei piccoli concerti in musica classica, però ecco, si scontra con la birreria accanto, che giustamente vuole mettere la sua musica. Quindi, insomma, l'unica cosa che a me mi viene in mente in questo momento, visto che purtroppo bisognerà fare di meno, che forse è veramente l'occasione per fare di meno e farlo meglio. Io pure appena ho pensato all'estate, anche un'altra cosa dell'estate romana ovviamente è il Cinema America con tutte le sue iniziative, e ho pensato, in effetti, cavolo, il Cinema America è perfetto, perché è all'aperto, sei seduto, sei distanziato, meglio di così, e infatti i ragazzi lo continueranno a fare. Però ecco, in questa fase forse la cosa migliore sarebbe veramente, ecco, credo che l'estate lì sul Lungotevere non la facciano, quello sarebbe uno spreco di risorse, di denaro e un rischio, no? Non la faranno? No, penso di no. Sappiate? No. Io non ne sono troppo sicuro, ma neanche io ne sono sicura. Forse in questa fase bisognerebbe veramente iniziare a inserire dentro gli organi, poi quelli che decidono anche a livello, no, degli assessori comunali, eccetera, veramente inserire delle rappresentanze valide, come possono essere i ragazzi del Cinema America, che sono in grado di proporre alternative sane, fiche, interessanti, perché esatto, non tutti, cioè è ovvio che anch'io, se l'unica cosa che posso fare è andare sul Lungotevere a bere una birra con i miei amici, ci vado anch'io, però se non c'è cioè dare delle alternative fa sì che poi la gente può veramente fare altro. Quindi secondo me bisogna fare un po' meno e far dire ai protagonisti più illuminati un po' meno e un po' meglio, e soprattutto farlo un pochino più gestire da quelli che nella crisi del Covid erano i tecnici, gli esperti. Allora in questo caso gli esperti dovrebbero essere dei ragazzi, no, della vostra età, io già sono un po' più grande, però dei ventenni
un po' più illuminati, che sanno quale alternative portare ai loro coetanei. Bene, una, diciamo, partendo da queste riflessioni, tu che comunque viaggi, no, anche per lavoro tra le varie città italiane, ti è mai capitato di, cioè, di vedere, di sperimentare una forma di socialità o comunque di cultura che magari manca a Roma e che vorresti vedere qui? Anche appunto proprio perché è parte del tuo lavoro un po' frequentare locali, fare serata, tra virgolette. Beh, sicuramente io che ho suonato, insomma, abbastanza in lungo e largo, anche se quest'estate doveva essere un po' l'estate dove veramente facevo il pienone, però pazienza, niente, è andata male, e rimanderò. Però, infatti sto rosicando non poco, però diciamo molto spesso sono entrata in contatto con delle realtà molto più piccole, no? Rispetto a, a Roma, che è gigante. Mi sentite? Perché mi sembra un po' a scatti. Ci siete? Ok. No, dico, rispetto a Roma, che è una realtà gigante, fagocitante, dove quelli che hanno anche, no, le persone che organizzano festival e locali sono sempre un po' col nodo alla gola, ho visto realtà molto più piccole dove quelli che si chiamano i promoter, no, quelli che aiutano a realizzare le serate, conoscono molto di più il territorio da cui provengono, che magari è un piccolo paese di provincia, e quindi anche a livello culturale sono molto appassionati, quindi c'è in primo piano il loro, proprio il loro impegno personale, no, nel portare un artista nella loro realtà più piccola. E quindi certo, rispetto a Roma, nel resto d'Italia ci sono delle, al sud soprattutto, delle realtà molto belle che girano tutto intorno a magari un gruppo minuscolo di ragazzi che hanno fatto di tutto per, no, per raccogliere soldi per permettersi un festival o degli artisti, ed è molto figo ed è molto diverso da grandi città come Roma e Milano, dove invece sembra sempre che ci sono, cioè poi non lo so perché non sono una promoter, però ecco, è molto figo come anche nelle realtà più piccole ci sono, si basa tutto sulla volontà di pochi, non so come dire, di pochi che si sbattono per alzare il livello e non lasciare magari una cittadina di provincia in mano agli arrosticini e alla birra e basta. Che ripeto, non hanno niente di male gli arrosticini e la birra, però c'è anche altro. No, no, certo, senza nulla togliere agli arrosticini, che io adesso sono in Abruzzo da 3 mesi. Per carità. E comunque sono un patrimonio nazionale. Però no, no, infatti è proprio questo, cioè che anche una delle grandi intuizioni della prima estate romana, quella di Nicolini, e che poi è continuata anche dopo, era portare la cultura in maniera diffusa nei quartieri, sui territori. Cioè oggi poi gira che ti rigira torna sempre il tema della enormità di questa città, e mentre nei quartieri che esistono delle comunità vive che si organizzano ci sarebbe anche la volontà, no, di organizzare una marea di eventi culturali, di iniziative, di festival, eccetera, e in parte in forma autogestita avviene, però questo non trova alcun ascolto da parte delle istituzioni, alcuna agevolazione, come dire. E secondo me, se si continua sempre a pensare al settore degli eventi, che potrebbe essere un settore veramente importante per la città, come un modo per spremere quei luoghi vetrine del centro, no? E non come invece un modo per portare cultura in maniera diffusa nei territori, si continua in qualche maniera a perpetrare un modello, secondo me, un po' controproducente, o meglio, che è producente, ma solo per una piccola parte della città. Quindi, alla luce di questo, che era così una breve riflessione a margine, chiedo sempre, ripartiamo non so se da Margherita o da Pietro, e in questa fase qui, da Pietro? Vabbè dai, allora ripartiamo sempre da Pietro. In questa fase qui anche voi di Scomodo, cioè come pensate di riorganizzarvi? Su quali chiodi si può battere per cercare, come dire, di far ripartire la città, per superare l'emergenza nella maniera giusta, anche sul fronte della cultura e della socialità?
Intanto noi di Scomodo comunque, come più o meno sai, ci siamo un po' rifugiati nella nostra dimensione editoriale e comunque ci siamo ritrovati nonostante una condizione che per noi era completamente nuova, come per tutti, ma perché per noi è stato particolarmente traumatico perché Scomodo si basa proprio anche nella decisione su che articoli portare avanti, si basa sulle riunioni, si basa sulla presenza fisica. Essendo appena diventati una realtà nazionale, ci siamo ritrovati con, per esempio, i meeting online, però abbiamo portato avanti una serie di contenuti e stiamo lavorando, abbiamo fatto uscire due numeri, stiamo portando avanti una serie di attività. Ci sarà la nostra pubblicazione che facciamo alla fine di ogni anno editoriale, che è presente. Insomma, stiamo continuando a lavorare, ma stiamo continuando a lavorare in una direzione che per ora purtroppo non prevede alcun tipo di assembramento in qualche modo, per cui sicuramente c'è la necessità di ripensarla in quella direzione, ma tra di noi abbiamo come unico obiettivo per ora, cioè quello di inquadrare questo trauma che c'è stato, di inquadrare un pochino quello che in inglese si chiama il backfire. Adesso in questo periodo purtroppo sto procedendo per anglicismi, che è una cosa orrenda, però... Cioè, che è quello che letteralmente è proprio il contraccolpo. Cioè, ci sarà un contraccolpo nei confronti della vita sociale, sta accadendo già adesso, e secondo me è importante concentrarsi, come anche risposta a quello che dicevi tu, concentrarsi su un fatto. Cioè, in Italia e a Roma in particolar modo, non c'è la possibilità di fare una cosa come, per esempio, diceva, come, in maniera diffusa, come gli esempi che faceva Margherita, perché prevale un aspetto completamente commerciale nel tentare di portare avanti una socialità e una cultura diverse. Ancora una volta faccio riferimento al Cinema America. Ho letto qualche tempo fa una lettera aperta da parte del Piccolo America, che l'associazione ha, sul Corriere della Sera, all'ANEC, che è appunto l'associazione che si occupa di coordinare le sale cinematografiche. E c'è stato uno scontro tra queste due realtà in una maniera allucinante, perché ovviamente il Cinema America porta le persone in piazza gratis a vedere dei film che sono usciti da anni, se non decenni, e quindi... Cioè, c'è stato questo scontro semplicemente perché l'attrazione cinema come... a livello commerciale perde l'interesse nel momento in cui c'è qualcosa di culturalmente gratuito. Quindi c'è ovviamente il problema di come si risponde, di come non si lasciano indietro, per esempio, le sale, che ovviamente soffrono, cioè non è una cosa che non conosciamo a Roma, le sale chiudono di continuo. Quindi cosa si fa in questa condizione? Bisogna tenere d'occhio l'aspetto commerciale e, come si fa in tanti altri ambiti della società, anche nell'ambito culturale, c'è bisogno di un intervento pubblico. Se non si rimette al centro l'aspetto pubblico e quanto serve la cultura, perché anche questa retorica della cultura, che è sembrerebbe un po' fine a se stessa, un po' poco utile. La cultura serve per saper vivere in società e per vivere meglio in società, cioè migliora la qualità delle persone, non è un vezzo, un lusso che qualcuno si concede. Per i ragazzi della nostra età è un metodo per crescere quello all'insegna della cultura. Non è un caso che si continui ad andare dopo decenni che esiste all'università, e nonostante esistano tanti onesti lavori che si possono fare anche senza l'università, è un miglioramento della qualità della vita. Quindi io questo penso che ci sia bisogno di fare come ragionamento a Roma, cioè togliere un pochino l'aspetto commerciale, e sicuramente l'amministrazione capitolina in particolare non sta facendo nulla in questa direzione, perché se appunto, ritorniamo al discorso di prima, l'unica azione che si fa per nei confronti di una generazione intera è quella di togliergli la movida e quindi togliergli il giocattolino, ma senza dargli un'alternativa, è evidente che non c'è la volontà politica, e questo si chiama populismo, non c'è altro modo di dirlo. Mi dispiace, così. Quindi sicuramente c'è la necessità da parte nostra di creare un'alternativa, e penso che comunque in tanti modi lo si stia già facendo, ma c'è la necessità soprattutto di mettere sott'occhio un determinato approccio pubblico alla cultura, che al momento non c'è.
Ecco, no, io su questo sono assolutamente d'accordo sulla, sull'indirizzo commerciale di qualsiasi tipo di iniziativa che chiamano culturale, ma anche solo appunto diciamo sociale di, no, di condivisione. E magari per riportarla a un livello forse un po' più nazionale, ma tanto quelle sono le direttive, per esempio nel mio ambito, nell'ambito dei concerti dal vivo, hanno dato, no, delle regole all'aperto, 1000 persone sedute, distanziate, non si possono somministrare bevande o cibo, al chiuso massimo 200 persone sedute, distanziate, senza cibo. È ovvio che questo tipo di regole, che dobbiamo anche accettare per questioni ovviamente sanitarie, però fanno subito venire in mente un tipo di fruizione non di musica, diciamo, di musica classica, ok? Musica strumentale, di musica come sono comunque i concerti dell'auditorium, dove non è che ti puoi portare dentro la birra o i popcorn, e dove stai comodamente seduto e puoi pure mettere due sedie tra una, no? Tra te e il tuo amico, perché tanto comunque stai seduto. Ecco, quindi tutto, diciamo, il mondo della musica leggera e quello che poi parla molto più direttamente alla generazione, alla nostra generazione, è stato ancora una volta a livello molto più, diciamo, nazionale e governativo, ancora una volta un po' ignorato, messo da parte, perché la prima reazione di molti addetti ai lavori è stato: sì, ma questa cosa non potrà mai valere per un concerto di musica leggera. Ora, ci sono, io consiglio un sito che si chiama La Musica Che Gira, che è una piattaforma che hanno messo su, un sito che hanno istituito dei, diciamo, molti addetti ai lavori, tra promoter, musicisti, tecnici, e lì hanno stilato una proposta molto dettagliata su come secondo loro dovrebbe ripartire il settore musicale, perché ovviamente nei momenti di grande crisi c'è sempre l'occasione di cambiare le cose, e questo viene un po' ripetuto a destra e manca. Non sembra che sia un meccanismo, cioè credo che anche ai piani alti la volontà utopica sia quella di dire: no, è vero, in momenti di crisi è il momento per cambiare le cose. Ora sta a noi, essendo i diretti interessati, per quello cito la musica che gira.it, essendo noi diretti interessati, forse la cosa migliore che possiamo fare è cercare di proporre in modo molto dettagliato quello che si potrebbe fare, perché effettivamente ai piani alti gli viene si è aperto il cratere e gli viene offerta la possibilità di provare a cambiare le cose. Come dicevo prima, allora date retta a chi se ne occupa veramente, perché nel momento in cui dici: per la musica queste sono le regole, è ovvio che non ti stai rivolgendo e di fare 200 al chiuso, insomma quelle regole che ti dicevo prima, è ovvio che si riferiscono a un pubblico della filarmonica o della musica classica, che, ripeto, ha tutto il rispetto di esistere, però poi ai giovani in realtà è ovvio che un concerto di musica leggera non può essere fatto così. E quindi questo, credo che la soluzione sia veramente entrare in gioco e dimostrare che questa generazione ha assolutamente le capacità di... Poi è ovvio che sono gli adulti o comunque i deputati, diciamo deputati a farlo, che devono farlo, però siamo assolutamente in grado di fornire materiale, diciamo, per cambiare le cose. E siamo d'accordo con te, penso, tutti quanti. Anna, ti lascio l'onore di fare l'ultima domanda prima di chiudere la diretta. Non ti sento. Sì, ora sì. Ok, bene. Niente, per lasciarci, diciamo, volevo fare una domanda un po' più, non so se tecnica, però diciamo un po' più specifica. Cioè,
si parla di movida, abbiamo detto, ne abbiamo parlato proprio adesso in termini per lo più negativi, in quanto abbiamo un certo immaginario di movida che è quello di devastazione, che è anche quello, diciamo, un po' che ci viene offerto nella maggior parte dei casi. Quindi volevo un po' chiedervi a entrambi, secondo voi quale potrebbe essere invece un modello di movida positivo, che non sia appunto ma la movida di devastazione e di consumo, e come potrebbe cambiare il territorio e quindi anche la nostra città, in particolare il centro storico, che abbiamo detto essere il più interessato poi alla fine da questo fenomeno, a seconda del modo in cui si vive la socialità e del modo in cui si vive la cultura. Cioè, quali potrebbero essere i passaggi o comunque il modo per attuarlo, ecco, un modello diverso. Ma guarda Pietro, ti anticipo perché ho la risposta in canna pronta, se no poi magari mi anticipi tu e mi devo inventare qualcos'altro. No, assolutamente, vai, vai. Allora no, sarò breve, semplicemente viene in mente da, io non è che abbia viaggiato tantissimo nella vita, però per fortuna qualche capatina all'estero me la sono fatta, e la maggior parte delle volte, sai, anche solo con la guida, tu vedi questa cosa che si chiama art district, no? E dici, ma art district, vabbè, sarà un ammasso di, anche lì, di baretti, non ci andrà nessuno, bla bla bla. In realtà, le volte che mi è capitato di, non so, sono stata a Pechino, piuttosto che in Lettonia, vabbè, a Berlino, Londra, eccetera, c'è sempre effettivamente un luogo nella città dove si concentrano, è vero, dopo le sette, dopo il tramonto, poi si concentrano bar, anche ristoranti, club, quindi quelli che di prima acchito potrebbero sembrare dei banalissimi luoghi di movida, però diciamo sono gli stessi luoghi dove di giorno ci sono gallerie, laboratori, dopo scuola, diciamo, dove viene poi messo al centro la socialità, nel senso anche non solo di intrattenimento, che ripeto ancora una volta, ha tutta la dignità di esistere quanto un concerto, perché io posso innamorarmi o fare una meravigliosa discussione con di fronte solo una birra e anche in mezzo alla folla. Il fatto è che nella nostra città sono un po' sempre scollegate le cose, quindi sì, c'è il centro, perché magari ci sono anche i trenini, i mezzi che dalla periferia vanno al centro, e ci sono i bar, quelli che di giorno usano i turisti, poi di notte arrivano i romani magari dal resto della città a sfracassarsi di birre. E invece una cosa che ho visto in tante altre città è questa, questi luoghi un po' invece privilegiati, dove di giorno c'è una funzione che riguarda comunque i cittadini, e di sera poi, oltre a concerti eccetera, o magari anche gallerie aperte fino alle 10 di sera, dove ci si occupa invece di quella che può sembrare una banale movida, ma sono dei luoghi che semplicemente hanno un'evoluzione, no? È dal giorno, quindi forse Roma avrebbe bisogno di, credo che ci abbiano provato, ecco, però Roma forse avrebbe bisogno di qualche posto del genere. Ah, ok, ho visto dalla birra di Anna che diceva vai Pier. No, io in realtà sono abbastanza d'accordo con Margherita, ma nel senso che, cioè, lo scontro con la movida, lo scontro frontale con la movida nasce semplicemente da quello che può essere riassunto in uno striscione che ogni tanto tra San Lorenzo e Trastevere si vede a Roma, cioè anche dormire è un diritto. Roma è costituita in maniera fortissima da quartieri dormitorio, quartieri un pochino meno dormitorio e quartieri dove la cultura non esiste e dove nessuno è interessato a essere, a stare. Cioè, quindi anche a livello di tessuto urbano bisogna studiare la composizione della città, e ci sono dei luoghi a Roma dove ovviamente nessuno potrebbe essere disturbato dalla presenza di
un cospicuo numero di persone, che siano giovani, non giovani, eccetera, perché ovviamente non è che ci siano solamente i millennial, o come vogliamo chiamarli sempre, in giro a Trastevere, non ci sono solamente italiani, e quindi insomma uno può anche abbastanza facilmente fare dei discrimini tra le cose, però c'è la possibilità di farlo, e io penso, e porto l'esempio per esempio di scomodo, cioè quando abbiamo provato a fare le nostre notti scomode, noi abbiamo fatto 8 notti scomode, c'è stata una differenza di recezione tra le varie notti scomode, che è dovuto semplicemente al fatto, a quanto quello spazio abbandonato dove noi abbiamo provato a creare una manifestazione culturale notturna, è molto diversa tra posti in cui c'era intorno dei palazzi e delle case e posti dove fondamentalmente di notte si dorme, e posti in cui non c'era questa cosa. La notte scomoda, penso, meglio riuscita di tutte, è la notte scomoda numero 2, che era nell'ex Arsenale Pontificio, che adesso è stato toccato, tra parentesi, da un progetto che è in realtà in stand-by, per farlo diventare sede della quadriennale, non so se lo si conosce, è a Portuense, cioè proprio a Porta Portese in realtà. E quello spazio non è stato di fastidio per nessuno, era uno spazio abbandonato, fantastico, costruito nel 1400, ovviamente poi aggiornato in vari modi, nato per essere un arsenale pontificio, poi è diventato uno smorzo. Noi abbiamo allestito in quello spazio una mostra di artisti emergenti, abbiamo organizzato 2 concerti differenti nello stesso spazio, e nessuno ha trovato da ridire, perché ovviamente nessuno dormiva vicino a quello spazio, quindi bisogna anche studiare il tessuto urbano e creare delle situazioni che non voglio dire che non diano fastidio a nessuno, perché non è questo l'unico modo per procedere, ma ovviamente che evitino dei problemi, e ovviamente questa cosa non è proposta da nessuno di coloro che si scagliano contro la movida in una maniera sempre più incessante, che adesso durante questa emergenza ovviamente trovano anche, secondo me, in qualche modo a ragione il motivo per farlo. Però tra l'altro, chiudo con una battuta, sempre sul tema movida. Cioè, io non so se avete visto la pubblicità diramata dalla Regione Veneto, che è una sorta di... cioè, fanno vedere questo aperitivo all'aperto con un assembramento, con degli attori che tra di loro si contagiano, che mi ha fatto morire come esempio. Cioè, hanno fatto vedere come non si fa un assembramento creando questa cosa. Ora... proprio per scagliarsi contro la movida in una zona industriale. Ora il Veneto sembrerebbe che abbia gestito in maniera anche abbastanza buona la crisi, ma in una zona industriale uno vuole andare a fare, creando tra l'altro un assembramento per fare quel set, andare a fare una critica di un certo tipo. Io ora credo che sia bisogno di una critica seria a questo tipo di attività, che non sia distruttiva ma che sia costruttiva, e serve in maniera abbastanza pressante, cioè serve come il pane un certo tipo di ragionamento lucido e sincero, onesto in qualche modo, perché non è onesto al momento. Va bene, allora mi sentite? Sì? Allora io ringrazio Pietro, che ormai sta diventando un abitué degli incontri ospitati da Generazione oggi su Libera di Roma. Margherita, tantissimo per la sua partecipazione, grazie anche ad Anna e a tutti quelli che ci hanno seguito, insomma, in questa diretta. Grazie Anna, mille, grazie a voi, grazie a Margherita. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Thank you.